Benvenuti ad un'altra intervista. Questa volta non abbiamo degli attori, ma abbiamo bensì dei ballerini. Tre ballerini, e che ballerini! Sì. Tutti belli, guardateli! Grazie, grazie. Loro sono i Chorus Ballet. Molti di voi li conoscono, li seguono, siete dei fan. E oggi ce li ho qui per intervistarli e sono contento anche io. Allora, anche perché ci sono persone che non vedo da una vita. Allora, Chorus Ballet. Cosa ha fatto? Dico una faccia di Tiziano contenta proprio. Che sorriso hai fatto? Lui ha sempre l'entusiasmo. Mi hai preso in giro? No. Mi ha preso in giro. Lui è così. Ha l'entusiasmo di come scrisse lui qualcuno in un così, video. Lasciamolo così. Bello, fatti vedere. Guarda, sono belli sti ragazzi. Allora, dai, partiamo subito con una domanda semplice. Come nasce la vostra passione per la danza? Iniziamo da Shinai. Allora, io avevo 4 anni e mi ricordo che piangevo perché volevo ballare. Quindi mio padre mi prese e mi portò in una scuola vicino a casa mia, in una scuola pubblica. E poi da lì ho iniziato a sognare, volevo fare la ballerina, perché mi avevano dato subito un tutù. E quindi ho detto, ok, voglio fare questo nella mia vita. E quindi è nata poi così, piano piano, con il percorso che ho fatto. Ah, bene. Sto facendo bene. Questo. Bene. Kele? Io, a me mi ci hanno costretto in realtà, nel senso che ero quel classico bambino che la gente porta, che i genitori portano a fare mille attività diverse perché così le prova tutte, quindi tennis, nuoto, calcio, pallavolo, quello che vuoi, e un giorno appunto mi hanno portato a fare danza, io ero tipo lì che è uscito da scuola, dove andiamo, dove mi porti mamma? In un posto, io, che bello, chissà dove, danza. Sono rimasto malissimo, non volevo neanche andarci. Ma pensa a te. Poi gli devi mettere quelle calzamaglie, quelle cose tutte strette. No. E niente, però alla fine poi appunto col tempo è diventata una passione. Con gli anni, mi ci è voluto un pochino. All'inizio era un gioco. Grazie a mamma. Grazie a mamma, devo dire che sì. Grazie mamma. Grazie mamma. Grazie mamma di Michele. Tiziano? Allora, io andavo alle elementari a 6 anni, quindi prima elementare. C'era questo... sorta di evento che faceva la scuola qui del Teatro Nuovo del Pomeridiano, in cui un insegnante andava nella scuola e insegnava ai bambini un ballettino. Alla fine dell'anno tutta la classe andava a esibirsi sul palcoscenico del teatro e alla fine di questo progetto i più meritevoli prendevano una borsa di studio per fare un anno gratuito di scuola qui al Teatro Nuovo. Quindi io ero l'unico maschietto che ha vinto questa borsa di studio. E niente, poi siccome l'avevo presa mi sentivo, sono bravo, l'ho presa. E allora ho detto a mia mamma, sai che c'è? Ci provo. Poi mia mamma è stata una ballerina. Ma dai. Ha fatto 10 anni di danza classica, 5 anni di moderno, jazz e tutto. Figlio d'arte. Sì, lei balla qualsiasi cosa. E quindi mi ha anche un po' spinto lei. E poi così ho iniziato e via. Ti ha dato una mano tua madre anche ha capito il valore della danza. Sì, quindi grazie anche alla mamma di Tiziano. Grazie mamma di Tiziano. Allora, come nasce la vostra voglia di creare un canale? Avete questo canale Chorus Ballet, ormai siamo arrivati quasi a 40.000 iscritti. Come nasce la voglia di creare un canale? L'ho aperto io nel 2016, quindi sono 3 anni. Più di 3 anni l'avevo aperto perché mi ero infortunato al ginocchio ed ero fermo da 2 anni, subito 4 operazioni ed ero veramente a terra, e in quel periodo lì ho cercato nuove passioni perché dovevo fare qualcosa, non potevo stare fermo a fare niente, quindi mi sono appassionato di videomaking, ho iniziato a fare video e poi mi hanno convinto a fare teatro, il corso di teatro che ho fatto con te. Sì. E ho unito semplicemente le cose. Il canale YouTube alla fine era perfetto perché univa sia le mie conoscenze sul mondo del videomaking che quelle attoriali, insomma, poter parlare davanti a una camera non è proprio semplicissimo. Non è semplice. E non c'era nessuno su YouTube che parlasse di danza. È vero, quindi effettivamente ho detto siete perché stati non primi. Lo faccio? Perché in Italia. In Italia effettivamente siamo l'unico canale, ce ne sono pochi, ma magari non parlano tanto delle proprie esperienze o video coreografici. Così. Io tutti quelli ragazzi che ho conosciuto, che fanno danza, vi conoscono. Ah. E quindi. Quindi bene. Bravi. Poi però aspetta, non è finita qua, perché sì. io ero da solo. Poi cosa ho fatto? Siccome ero da solo ed era tanto lavoro da fare, tante cose, ho detto ho bisogno di stimoli creativi da altre persone. Io amo lavorare in gruppo. Così ho pensato, prima ho incontrato Michele,
noi ci conosciamo già da tempo, sì, però abbiamo fatto un lavoro insieme e lui ha detto: ah, figa questa idea che hai, facciamolo. Se mi è piaciuta molto questa insieme. Sua idea. E quindi abbiamo unito le forze io e lui. Io ho pensato anche a Shinai, che è stata la mia compagna di classe, e ha detto: Shinai, tu sei qua a Torino, non stai facendo nulla di concreto, perché non mettersi insieme a fare questo progetto? E alla fine è uscita una gran bella roba. In ultimo è arrivato Tim, sempre anche lui nostro compagno di classe, mio migliore amico, e anche lui è appassionato di videomaking e danza, lui anche adesso è un acrobata, e quest'anno si è unito ufficialmente al progetto. Bravo Tim! Ciao Tim! Ciao Tim! È qua con noi, facciamo finta che ci sia. Potevamo infatti, potevamo avere un campanato. Con le candeline. No! Allora, qual è stato il vostro modello di riferimento? Modello di riferimento. Ma per il canale o per la ballerina? No, come esatto, come ballerini. Come ballerini. I nostri idoli. Io direi un paio di idoli. Io lo so. Allora, ne ho due. Una è una ballerina professionista alla Royal Ballet che si chiama Marianella Nunez. Lei è fantastica, perché mi piace non solo tecnicamente ma anche espressivamente, quindi quando esprime una storia o le sue emozioni. E un altro è un breaker che si chiama Daniel Cloud. E in pratica lui fa sia il ballerino che videomaker, lo conosci? Ma videomaker, cantante, musicista, esatto. Fa tutto. Ma cose semplici, per esempio anche solamente pulire la casa. Lui ha creato una coreografia pulendo la casa facendo questo video. Quindi effetti speciali. È veramente una persona molto creativa, quindi da quel punto di vista l'ho sempre stimato. Michele? Io ho due idoli principali che sono, ballerini tutti e due in realtà, non sono youtubers, sono proprio dei ballerini, oddio, uno è un po' più orientato anche all'internet. Comunque uno è Ivan Vasiliev, che è un ballerino insomma russo famosissimo, conosciutissimo, e diciamo per il suo stile, per la sua grinta nel ballare, per la sua potenza proprio quando, che trasmette quando balla, mi piace veramente tantissimo, perché alla fine per me ballare anche quello, cioè avere energia da trasmettere anche agli altri. E un altro invece è Sergei Polunin. Ah, Sergei Polunin. Che invece rappresenta un po' quell'ideale anche di ballerino, non proprio quello che conosciamo tutti, no? Non è il ballerino quello, sai, posato, ammanierato, posato, ma anzi il ballerino trasgressivo, insomma, lui adesso non so quanti tatuaggi anche abbia, insomma, è un po'... Che se ne... Hanno fatto recentemente un documentario su Sky Art, Sergei Polunin. Sì. E quindi insomma mi piace anche appunto per questo ideale che trasmette, che il ballerino non deve essere per forza come il luogo comune lo descrive, ma è, anzi è la trasgressione pura, se solo vuole farlo, quindi mi piace per questo. Tiziano? Carlos Acosta, niente, statuario, quindi è il mio idolo, è lui. Adesso esce un film su di lui, peraltro lui fa anche delle scene nel film, la sua storia da quando era bambino, lui è un ballerino cubano che adesso è stato principe alla Royal Ballet, tuttora, adesso si è ritirato dal balletto classico perché c'ha la sua età, e niente, è una bestia, una potenza, è proprio tanto, ed è... Io non amo il fisico che va un po' di moda adesso del ballerino, quello magro, allungato, con queste linee, troppo femminile. Io amo ballerino uomo. Ballerino uomo, proprio maschio. Carlos Acosta è poi in scena. È un colosso. È alto come me alla fine, però riempie la scena, perché ha proprio una carica e quella passione, quella roba che arriva al pubblico. Sì. Appena entra e tu sei. Vabbè, poi è una tecnica pazzesca e tutto quello che vogliamo. Vabbè. Dai, vi auguro di diventare come i vostri modelli. Allora, facciamo una domanda a caso, perché avete detto, ci sono un casino di domande. Una domanda a caso, paf, cos'è? Se queste pareti potessero parlare, cosa direbbero di voi? Peraltro, proprio queste, perché questa è la nostra aura, la usiamo sempre sì, usata. Per fare i video. Mamma mia. Sì, no? Sentirebbero, penso, tante... Cioè, si può mettere il beep? No. Perché ancora non lo so fare. Tante cavolate. Beh, anche tante idee, perché tante spesso idee. Parliamo di progetti qui. Progetti. Quindi, qui nascono i progetti dei Chorus Ballet! Sì, quindi però progetti. Sì, tra una cavolata e l'altra nascono dei progetti. Però il bello effettivamente è che... C'è un ambiente di lavoro carino, costruttivo, così, però si scherza anche, nel senso che
non c'è quella tensione lavorativa, si vede. Ed è questo il bello alla fine di... Sì, ma anche scherzando tanto arriva magari un'idea, anzi, no? Anzi sì, soprattutto. Sì, sempre così. Sempre a volte da un'idea stupida nasce tipo il video della settimana. Esattamente, perché noi giochiamo sui luoghi comuni, sulle cavolate che fanno i ballerini fra di loro, quindi se dobbiamo creare una scena che rappresenta quello, dobbiamo essere quello, e farlo insieme. A me piace un casino il video del cerbiatto. Tra l'altro, quello era bello, vecchissimo, la ballerina selvaggia. Ma quanti gradi c'erano? C'erano tipo 2 gradi. Io con il tutù in mezzo al bosco. Era bellissimo. Con la gente che passava. Il cartello, è stata una cosa ignorante. Link in descrizione. Allora, vediamo un po', altra domanda. Puff. Il momento più bello è quello che vorreste dimenticare durante una vostra esibizione. Più bello è quello da dimenticare. Sì. Ma perché in realtà... Cioè io mi focalizzo più sull'esibizione, quindi quello che devo trasmettere al pubblico, sì. Quindi non ho proprio un'emozione dentro di me che voglio, non so, una cosa mia personale. Però voglio raccontare una storia, quindi mi baso principalmente su quello io. Ok. E dimenticare... Sinceramente io non voglio una caduta. Io non voglio dimenticare la caduta, perché la caduta è mi ha costruito, mi ha cresciuto. Certo. Ho imparato tante cose da quella caduta. Io ho fatto un tour all'era e sono andato di sedere. Quindi in pratica... Facevo una presa con lei, eravamo tutti sudati e mi è volata giù dalle mani. Ma cioè, è interessante perché poi però io adesso capisci. Se la ricordo, rido. Mi diverte e sì, mi ha fatto crescere, perché poi dopo stavi male, piangi, insomma ci ma stai male. Ma poi abbiamo improvvisato, cosa. Quindi anche improvvisare davanti al pubblico. Esatto, e poi anche caduta, la reazione quindi... che devi avere, che è quella di cercare di sistemare le cose. Esatto, cioè, hai improvvisi. La responsabilità. E quello ti fa crescere tanto, quindi io in realtà non voglio dimenticare nulla, assolutamente. Bene. Tutti i ballerini siamo passati da una caduta almeno, sì, però ci ha formati, quindi non vi preoccupate. Io ho fatto uno spettacolo qualche giorno fa, sono caduto in scena. Non riuscivo più ad andare avanti, nel senso continuavo a ridere. Posso ricantare, ridevo. Non la vuoi dimenticare? Assolutamente no, è stato divertentissimo. Gli attori. Io ho anche finito col sedere per terra una volta. Sì. Però no, come diceva lui, giustamente è vero, perché ti forma. Per dire, io devo fare un tour all'air finale nella variazione, no? Ho detto, lo faccio singolo o lo faccio doppio? Cioè, ero preso benissimo durante quanti lo spettacolo. 15-16 anni, ho detto, preso benissimo, dai, provo il doppio, perché ero gasato, alla fine provo il doppio e cado proprio così di sedere per terra. E mi rialzo in maniera dignitosa, ma sono uscito fuori piangendo, ovviamente. Certo. Perché... Però grandi applausi. Però sono contento. No, sai quando proprio il pubblico. Silenzio. Sai quando senti proprio il pubblico che fa. Sì, la platea. Ti ricordi? No. Del tipo, se ne sono accorti tutti. Tizio improvviso. Spaccata, guardo il pubblico. Però sono contento di averci provato. Cioè, posso dire, io in scena ho voluto tentare, ho fallito, sono caduto, ma alla fine è stata una conquista, effettivamente. Sì, alla fine. Sì. Perché si cresce da queste cose, molto. Soprattutto è un ricordo che non voglio dimenticare. No, esatto. Che mi fa ridere troppo. Bene. Vabbè. Allora, su quale note di quale canzone vorreste danzare e perché? Su quali note di quale... Ah. Questa è un casino. Ma diciamo che di canzoni ogni giorno ne sento, che appena l'ascolto dico che qua ci voglio ballare sopra, quindi avrei una lista interminabile. Sì, però niente, non possiamo perché c'è il copyright, quindi però grazie, rimane un sogno. Grazie copyright, grazie autori, grazie. YouTube, grazie a tutti. Ah, quindi non volete dire una canzone? Grazie articolo 3. Una canzone? Oddio, ce ne sono troppe. Dai, io ne dico una che mi viene in mente così a caso adesso. Love is a bitch with 2 feet. Che fa? And love is a bitch. Zuffito è un grande artista, sì. Dai, sì. Sam Smith, Pray. Bella. Tiziano non ne ha idea. Nella vecchia fattoria. Nella vecchia fattoria. C'è Michele. Deve essere zitto. C'è Michele. Allora, raccontateci un aneddoto che ricordate con affetto durante il periodo del liceo. Scusa, un aneddoto? Un aneddoto che ricordate con affetto durante il periodo del liceo. Quando ho conosciuto Tiziano, quando ho conosciuto Shinai. Non ditemi questo. In realtà però... io conosco Tiziano, mi sono innamorata. Ok,
Che domande difficili. Ma dai, domande difficili. Io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri. Se mi allora, mo un aneddoto lo racconto io. Vai. No, sì. Ma non è però del liceo, quando abbiamo fatto lo spettacolo insieme. Enrico Fasella ci ha voluti nel ruolo di due, diciamo, amanti, tra virgolette. Ah, sì? In uno spettacolo, oggi sposi, domani chissà. Certo. Io ero infastidito dalla sua presenza, diciamo, dovevo essere un po'... Però non sono i ricordi del liceo, vabbè, non li trovate. Vabbè, farete poi un video, dove... Grazie, ricordando quella domanda che ci fece... Sì. Quello scemo di Enzo. Ma capita anche a scuola che ti fa la domanda a cui non sai rispondere. Questa era quella. Non è abbastanza. La prima volta che hai visto Michele? Vabbè, è vero, ci siamo visti. Non posso dirlo. Dai, dillo. Dai. Possiamo. Vabbè. Questo è un cretino. No, non ci credo. L'ho pure scritto. La prima cosa che avete pensato dell'altro appena mi sei detto. Perfetto, già risposto. Bene, abbiamo risposto a questa. Io non ho risposto su di te. Rispondi? Vai. Non mi guardare così, però. Che bella. Sembra Mulan. Sembra una versione in miniatura di Mulan, sì. Piccola. No. Piccola. Da mettere senza sul spada. Comodino. No, no, in realtà pensavo... Vabbè, di Tiziano io in realtà, se posso dirlo, ho avuto una cotta per te. Però. No! Oh! Aspetta, sì. Aspetta, fermi. Che io durata... Un giorno. No, perché io mi ricordo di questo passaggio. Tu eri entrato in teatro in Sala Valentino. Ho detto, è carino questo ragazzo. No, poi ci siamo conosciuti. Ok, okay, forse no. Forse meglio amici. No, tra l'altro. No, però. Mannaggia, avevo anche fatto colpo. Mannaggia. Comunque io non ancora sento cosa pensi di me. No, abbiamo vuole cambiare discorso. Vuole qua che fa la prossima domanda. Ma Shanae ha amato tutte le persone almeno una volta nella sua vita per un giorno. Poi nel mio caso ho amato un po' di più. Ma cosa? Rivelazioni. Spoiler. Vabbè, allora andiamo avanti. Com'è cambiata la vostra vita grazie a i Chorus Ballet? Grazie al canale. È un casino. Grazie al canale. Diciamo che è cambiato tantissimo. Sì. Cioè, abbiamo adesso un lavoro che ci occupa tutti i momenti liberi della giornata. Cioè, quando pensi di aver finito le tue cose, che hai finito lezione, che hai finito di lavorare, che hai finito. C'è Chorus Ballet. Certo. C'è uno stimolo in più costante ogni settimana, ogni giorno. Ogni perché giorno, dice giustamente lui. Finisco di lavorare la giornata, faccio la mia giornata tutto quanto, arrivo a casa la sera, stanco, però. Non c'è quel ho finito, cioè c'è sempre quel devo continuare, devo fare altre cose che riguardano poi la danza, quello che mi piace, quindi c'è sempre un qualcosa da pensare, qualche idea nuova da tirar fuori. Anche questo perché non c'è bellissimo. Nessuno che ti dice cosa devi fare, cioè è una roba che ti... È una cosa che nasce viene da dentro, lavoro dentro di noi. Sì. Più fai e più realizzi. Poi è anche quello. Bello trasmettere la nostra passione agli altri. Quindi. E poi è cambiato per che adesso... Strada, c'è per qualcosa. Strada. Ma tu sei... Magari non ce lo dicono faccia a faccia, però abbiamo ricevuto un sacco sono di che messaggi. Sono lì che ti guardo, beh, a me in un concorso mi hanno assalito di foto. C'erano le storie di Chorus che erano solo foto di Michele. C'era un giorno in cui nelle storie c'ero solo io con queste persone. Beh, sono soddisfazioni anche queste, grazie al vostro lavoro che avete creato veramente un bel format, posso dirlo, lo dico. Avete creato proprio un bel format. Grazie. Già da quando tu mi dissi, sai, volevo creare, me lo ricordo ancora, con la passeggiata dal Teatro Nuovo al Teatro Gioiello, sai, vorrei creare questo perché... canale, fallo, è bello, non lo fa nessuno. Certo. Se avete un'idea, portatela poco a prima che lo aprissi. Sì. Però sì. E poi l'ho aperto, noi siamo conosciuti qua a ottobre, io l'ho aperto a maggio. Infatti veramente buono. Ultima domanda, che consigli date a un ragazzo che o una ragazza che vuole iscriversi al liceo? Chi va? Allora, innanzitutto volevo solo dire che io e Shanae abbiamo fatto il liceo coreutico, mentre Michele ha fatto i corsi pomeridiani, quindi conosce sì il mondo del teatro, gli insegnanti e l'energia che c'è qui dentro, però non ha fatto in prima persona. Certo. Quindi consigli è un che bel ambiente, sì, posso dire sì, questo. I consigli che possiamo darvi sono di rimanere focalizzati sul vostro obiettivo.
cioè non fatevi influenzare da magari l'energia che arriva negativa da una persona che ha iniziato a 14 anni e in questo periodo, 14-19 anni, uno magari cambia mille volte in due secondi l'idea, no? E si fa influenzare. 14 anni uno ha iniziato dicendo voglio fare ballerino, a 16 anni decide no, questa non è la mia strada. Il bello di questo liceo è che tu hai comunque alla fine del percorso un diploma e puoi andare all'università, però ovviamente quando fai danza magari la tua energia fra virgolette negativa di una persona che non, ha deciso di non fare più il ballerino può influenzare il tuo compagno di classe che invece è quello che sogna, ok? Quindi rimanete focalizzati sul vostro obiettivo e non fatevi influenzare. Ricordatevi appunto che se siete lì al liceo avete fatto questa scelta, c'è un motivo, quindi dovete perseguire le vostre scelte fino alla fine senza farvi influenzare appunto da altre persone. Quindi la vita è la vostra ed è giusto che la viviate voi, quindi non vivete le vite degli altri, non seguite le strade degli altri, perché ognuno appunto ha una sua strada. E sì, poi questa è una lezione di vita, vale per tutto, cioè, assolutamente, per questo liceo qua. Il bello di questo liceo è che comunque arrivi alla fine e puoi andare all'università nel caso tu abbia cambiato idea nel mezzo, certo. Capito? Anche perché poi i nostri obiettivi cambiano, possono cambiare. Sì. E hai allo stesso tempo un'ottima preparazione al mondo della danza. Esatto. Anche lì gli insegnanti sono lì per voi, se magari pensate che non vi stiano considerando, che non siate i preferiti, eccetera, prendete più che potete, perché loro comunque hanno tantissima conoscenza, sono persone preparate e voi dovete assorbire il più possibile. Certo. Per il vostro tempo. Non è tantissimo, quindi anche quando correggono gli altri ballerini, esatto, ascoltate la correzione, metteteli in pratica sia a lezione che anche a casa, quindi bene, insomma, ragazzi, vogliate essere ballerini, sì, attori o cantanti, qualsiasi, esatto, cosa, rubate l'arte, esatto. Sì, e non mettetela da parte. Saggi consigli, ragazzi, grazie per essere stati qui con grazie noi. Grazie a te. Shinai, adesso io ti devo dobbiamo andare via. Salutare perché deve andare a lavorare. Ma grazie anche a voi per essere stati grazie qui. Grazie a te. E ci vediamo prossimamente con una prossima intervista. Io vi consiglio di iscrivervi al canale dei Chorus Ballet. E alla prossima intervista. Ciao. 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 Ciao.